potrebbero essere un po' difficili da acchiappare per molti, quindi non vi vergognate se usate una forchetta, è difficile anche per me. Wow, basta. No, ma ci sono. Buonissimo, buonissimo. Oh, madre, madre. Ciao a tutti, sono Alice di My Culture East e oggi prepareremo insieme pollo brasato in salsa di soia con la nostra insegnante. Buongiorno, sono Ria. Oh, ci presto io. Salve. 오늘은 찐따을 만들어 볼 거예요. 어제 prepareremo pollo brasato in salsa di soia, che in coreano è 찐따. 찐따은 한국에서 친구들을 집에 초대했을 때 먹는 파티 음식 같은 거예요. Questo piatto di solito si mangia insieme agli amici quando si ha una festicciola oppure qualche evento speciale. 재료를 소개해 볼 건데요. 제일 먼저 가장 중요한 닭고기와 adesso vedremo gli ingredienti, quello più importante ovviamente il pollo, 그다음에 양파, la cipolla, 홍고추랑 청고추, peperoncino sia rosso che verde, 대파, il porro, 그다음에 당근, carota, 감자, patate, 표고버섯, funghi shiitake, 그다음에 떡이랑 gnocchi di riso, 그다음에 당면, 스파게티 di soia, 그리고 맛술, vino bianco da cucina, 간장, salsa di soia, 황설탕, zucchero di canna, 참기름, olio di sesamo, 그리고 통깨, semi di sesamo, 다진 마늘, aglio tritato, 그리고 여기 있는 맛술이랑 후추는 이 닭고기를 삶을 때 조금 넣어서 쓸 거예요. E invece qui c'è sempre del vino bianco da cucina e del pepe che useremo per condire il pollo. Se 먼저 떡이랑 당면을 물에 넣어서 30분 정도 불려줄 거예요. Prima di tutto metteremo a mollo nell'acqua i gnocchi di riso e gli spaghetti di soia per 30 minuti. 그다음에 닭고기를 후추와 맛술을 넣고서 한번 가볍게 삶아줄 거예요. Adesso prepareremo un po' il pollo e lo metteremo dentro l'acqua insieme al vino da cucina e al pepe e lo faremo bollire per pochissimo, giusto 5 minuti. 1 volta che il pollo è pronto e non è più rosa, potete toglierlo. 그다음에 야채들을 손질해 줄게요. 감자랑 당근이랑 양파는 네모나게 썰어줄 거예요. Adesso taglieremo le verdure, la carota, le patate e la cipolla verranno tagliate a cubetti. 잘리아모 이 담보 dei funghi shiitake e tagliamo anche questi in 4 pezzi. 파는 두 가지 종류로 썰어줄 건데요. 하나는 아주 얇고 조그맣게 썰어줄 거고 하나는 조금 크고 어슷하게 썰어줄 거예요. Il porro invece verrà tagliato in due modi diversi. Uno sarà diagonalmente a fettine e un altro invece in pezzi abbastanza grandi. 이제 소스를 만들어 볼게요. Adesso prepareremo la salsa. 먼저 그냥 물 한 컵을 여기 넣어주시고요. Iniziamo mettendo un bicchiere d'acqua. Dopodiché aggiungiamo la salsa di soia, il vino da cucina, l'aglio tritato, lo zucchero di canna e mischiamo bene in modo che si sciolga anche l'aglio. 닭을 다 씻었으면 여기 우리가 미리 만들어 놓은 양념이랑 같이 끓여줄 거예요.
Dopo aver lavato per bene il pollo e tolto tutti i residui del brodo, lo mischieremo insieme al sugo che abbiamo preparato prima e lo cucineremo in padella. Mi raccomando, fate in modo di coprire tutti i pezzi di pollo con la salsa. 양념이랑 닭을 다 넣어주셨으면 그냥 물 한 컵도 같이 넣어주세요. Per non sprecare neanche un po' di salsa, e dato che dobbiamo aggiungere dell'acqua, mettiamola nella ciotola dove c'era la salsa e poi aggiungiamo il resto. 양념이랑 물이랑 닭을 다 넣어주셨으면 이제 우리가 얇게 썰은 파를 같이 넣어주세요. 네. E infine aggiungiamo il pollo che abbiamo sminuzzato finemente. 이렇게 보글보글 끓기 시작하면 양파랑 감자랑 당근을 넣어줄 거예요. Quando inizia a bollire per bene, aggiungeremo le patate, le carote e le cipolle che abbiamo tagliato prima. 감자랑 양파랑 당근이 조금 익었으면 떡이랑 당면을 넣어줄 건데요. 당면은 가위로 잘라서 넣어줄게요. Mentre le carote, le patate, le cipolle stanno bollendo, togliamo dall'acqua i gnocchi di riso e gli spaghetti di soia e tagliamo a metà gli spaghetti di soia, dato che di solito vengono venduti molto lunghi. Una volta che i gnocchi di riso si sono ammorbiditi, vuol dire che sono pronti. Una volta che i gnocchi di riso sono pronti, possiamo aggiungere i funghi. 버섯은 길게 끓일 필요는 없고요. 한 1분에서 2분 정도만 끓여주시면 되세요. I funghi non ci metteranno tanto ad essere pronti, di solito un minuto o due, non di più. E come prossima cosa aggiungeremo l'olio di sesamo. E infine aggiungiamo il peperoncino e ciò che resta del porro che abbiamo tagliato prima. Ora, 마지막으로 위에다 깨를 뿌려주면 완성입니다. E come ultimo tocco aggiungiamo dei semini di sesamo. Cimpaghi, 완성되었습니다. Questo conclude la nostra ricetta di pollo bresato in salsa di soia. Proviamo. Cimpaghi은 이렇게 밥이랑 같이 먹으면 훨씬 더 맛있어요. Di solito in Corea si mangia con un po' di riso. Ed è il modo più buono, diciamo, di mangiarlo. Oh, wow. Basta. Maschistoio. Nonostante nella ricetta ci sia un sacco di zucchero, alla fine non si sente tanto, si sente molto di più la salsa di soia perché ha un sapore molto molto forte. Però secondo me è un piatto che piace a tutti perché non è troppo piccante come alcuni piatti coreani, ma non è neanche troppo agrodolce come altri piatti. E alcuni di questi ingredienti potrebbero essere un po' più difficili da trovare nei supermercati normali, però se andate a cercare nei supermercati di cibo asiatico di sicuro li troverete. Buonissimo! Oh, madre! Questi potrebbero essere un po' difficili da acchiappare per molti, quindi non vi vergognate se usate una forchetta, è difficile anche per me. Mmm! 오늘은 찐따를 만들어 봤는데요. 여기까지 시청해주신 여러분 정말 감사합니다. 다들 저녁 식사에 혹시나 친구들을 초대했다면 한 번쯤은 꼭 이거 만들어 보시길 추천드릴게요. E con questo si conclude la nostra ricetta di oggi. Mi raccomando, se avete un party, una festa e volete provare qualche nuova ricetta, provate questa. E se va bene o anche se va male, commentate sotto e fateci sapere com'è andata. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!